Salve a tutti amici e ben ritrovati, sono i vostri Mitteri, eccoci qui per un episodio di Hogwarts Legacy. Sto qui con il nostro personaggio Mitteri, il corvo nero, pronto a continuare l'avventura di Enna. Nello scorso episodio siamo andati avanti in una ricerca con Sebastian che ci ha aiutato a scoprire una possibile cura per la sorella, ossia l'ange antico, per estrarne il dolore delle persone. Ma, ripeto, è molto curioso. Nel frattempo abbiamo un altro suo principale, quella con Lodgok, che vuole dare un duro colpo a Rarrock, ma è rischioso. Ma prima di questo vorrei fare, come detto, un po' le sue secondarie, soprattutto quelle amicizie che sono per me delle secondarie principali, ossia secondarie legate alla, che possono essere importanti per andare avanti con la lore, non solo della missione principale, ma anche della scuola. E qui siamo con Poppy per parlare dell'uovo, vediamo un po' cosa ci dirà. Vabbè, scoprirlo, andare avanti. Ma prima di ciò, vi dico sempre di lasciare like, commentare e condividere per sostenere il canale. E adesso, bando alle ciance e chi piace benizio. Let's go! Non può averlo dimenticato. Non ti ho fatto aspettare, vero? No, ero all'ufficio postale. Nonna mi ha detto di aspettare un pacco, ma deve essersi scordata di spedirlo. Non mi ha mandato nemmeno un gufo questa settimana. Forse è presa dalle ricerche. Che cosa voleva mandarti? Del mangime che stava sviluppando. Volevo darlo alla professoressa Awen per i Knisol. Che cosa hai scoperto sul drago che stavi seguendo? Non si è resa conto che i bracconieri le hanno rubato l'uovo. Quindi sicuramente si è diretta dalla sala dello spinato al suo nido. Sono tornata alla tenda e ho seguito il suo volo. Come fai a seguire un drago dopo che è volato via? Chiome di alberi e bruciature, cosa così. Ottimo! Non c'è dubbio, sai quello che fai. Non sono sicura, ma forse so dove potrebbe essere diretta. Dovremmo andare a controllare di persona. Certamente. Andiamo? Se per te va bene, voglio vedere come se la cava col collare. Sicuramente è agitata per il suo uovo. Peccato, ma aspettavo che magari lo trovava con qualche magia particolare. Ma comunque, se l'ha trovata, questo è importante. Eccoci qua. Credo che la troveremo qui. Questo è proprio il tipo di terreno in cui la sua specie nidifica. Sospetto che sia così che i bracconieri l'hanno individuata. Si sono accampati qui e ne hanno seguito gli spostamenti. Forse prima hanno preso lei e poi l'uovo. Affrontare un drago è un'impresa ardua, ancor di più se sta covando. E hai capito tutto questo standotene ferma qui? Pensare come un bracconiere è più facile di quanto credi. Vediamo se è a casa. Dobbiamo solo riportarle l'uovo. Spera che non ci uccida. Mi sembra abbastanza semplice. Dobbiamo entrare e uscire subito, così potremo farla finita con i bracconieri. Concordo. Perché non teniamo l'uovo? No, io odiamo. Va bene. Troviamo il drago e restituiamo. È sua madre, giusto così. Fantastico. Se ci vede avvicinarci in volo, potrebbe prenderci per nemici o cibo. Meglio andare a piedi. Nemico o cibo? Che divertente, ragazza. Oh, e un'ultima cosa. Cerchiamo di non innervosirla. Sappiamo che ne ha già passate tante. La parola. Quando parola. Vuoi, io sono pronta. Oh, sento già il drago. Eccola, sopra di noi. È riuscita a tornare a casa sua sana e salva. Eccola. Bene, non le hanno messo un collare come agli altri draghi. Sì, ma non mi trovare il suo nido. E non sarà semplice come la cosa. Salve signora. Deve essere molto preoccupata per le sorti del suo uovo. Siamo qui a votare l'uovo, guarda, io non ce l'ho lì con l'uovo, cioè vengo, tenga. Non voglio farle male. Almeno sembra non si sia accorta di nulla. Eh sì, ma ci sono altri nemici, quindi guardiamoci. Cosa dare? E speriamo rimanga così. Almeno fino a che non abbiamo finito la missione. Anche solo lupi, pensavo di peggio. Pensavo c'è anche bracconi o qualche goblin, sono molto pericolosi. Comunque, vediamo un po' come va a finire. Eccola di là. Fantastico. Quanto è bella. Senza avvicinarti. Silenzio, cos'è stato? Oi oi oi. Sì.
Salve, signor Drago, si ricorda di noi? Bene, da qui non si... Sì, ma noi non vogliamo fare male, vogliamo solo evitare che ci attacchi, eh. Per questo che dobbiamo muoverci. Da questa parte! Vado avanti io! Tu aspetta! Quando vuoi, io ti seguo! Attenzione! Questa è casa sua! E hai... Continua così! Dobbiamo solo arrivare fino al nido! Corri, corri, ragazzo laggiù. Un benvenuto per nulla caloroso. Vabbè, io avrei gradito anche. Temo non voglia sentir ragione. Caldo c'è, caldo, è che è vero. Ecco lì, ce la facciamo. Anche il doppio attacco ora. Boom, boom. Volevi. Via, 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 via. Ok, che se ne va? Si piove le cose. Se ne va. Mi piglio il succo di sangue suo che è importantissimo, Com'è intelligente e non ci ha torto un capello. Bella scena, credo che non si veda qui, diciamo, lo stesso, diciamo, modo di dire, di presentarci il dialogo invece di questo così da Horizon Forbidden, Horizon Zero Dawn. Comunque, Jon Snow in Tales, qui mi sentivo tanto Jon Snow che va a cazzare il drago perché è un Targaryen, però poi lo guardava male perché baciava la Daenerys. Mamma mia, mamma mia. Gli animali sono molto più intelligenti di quel che si pensa. È quello che dice sempre mia nonna. La cosa importante è che siamo qui per raccontarlo e che l'uovo è col drago ora. Grazie per avermi accompagnata. Non ti biasimerei affatto se ora volessi tornare indietro al castello e non sentir più parlare di draghi. Di nulla, ma torniamo, dai. Torniamo al castello? Io sono pronto, se vuoi. Sono pronta. Dopo aver salvato il drago, mi aspetto un'imboscata dei bracconieri da un momento all'altro. Meglio tornare al castello. Assolutamente. È comprensibile. In effetti abbiamo sabotato la loro arena di combattimento e rubato un uovo di drago. Verissimo. Allora perché non ci hanno dato la caccia finora? Non è da loro. A meno che... A meno che cosa? A meno che non sia parte di un piano. Oh no, non posso credere di non averlo capito. Dobbiamo andare, devo inviare un gufo. No, dimmi che l'hanno fatta apposta, dai, così potremo dare altre uova. Che queste magari vogliono lasciare una traccia con il drago, sembrerebbe essere questo. Come ho fatto a non accorgermene? Cosa? Ma dillo almeno. Se ne va così. Senza dirci niente, stupendo. Comunque missione fatta. Ora posso fare quella con Natti che sta poco fuori Hogsmeade, se non ricordo, quindi no, mappa generale. Eccola qui. No, no, qui. Non questo di qua. Vabbè, è proprio lì, si è bloccato, via. Togliti! Niente, raga. Non ce la si fa, non ce la si fa. Allora, di qua. Eccoci più qua vicino, magari così quando ci passo scompare. Noi ragazzi, cioè dopo quando abbiamo raggiunto Natti, semmai la raggiungeremo. Farò tutto ciò che sarà necessario per farla pagare Harlow. So che hai un piano. Dobbiamo raccogliere informazioni dagli amici del signor Beacle menzionati da Archie e dalla signora Beacle. Agabus Filbert, Otto Dibble e Conio G. Rabe. Va bene. Tu parla con ciascuno di loro.
Io invece mi dirigo alla testa di porco. Ho visto alcuni Ashwinder dirigersi laggiù. Inoltre, mia madre non si avvicinerebbe mai alla testa di porco. Così è improbabile che venga a sapere delle mie attività. Se invece mi aggirassi per il villaggio, mi scoprirebbe. D'accordo, parlerò con loro. Spero di scoprire qualcosa. Sapevo di poter contare su di te. Dobbiamo sapere come Rookwood e Harlow li stanno ricattando. Ci rivediamo qui dopo che avrai parlato con loro. Se porco che non va lì, forse è che non mangia. Spero di potermi muovere un po' più liberamente per quando tornerai. Ok, 20 sono vicini, ci sei punti. Quindi chiedere dove è, fosse o loro era un po' inutile, visto che qui già ce lo dà. Vediamo un po' di capire. Mi sono un po' investigativa per capire cosa sta succedendo. Signora Rabe, possiamo parlare di Theophilus Harlow? La signora Beacle è mia amica e sto cercando di recuperare delle prove contro di lui. Povera Joanna, e il piccolo Archie. Ora Harlow si è preso pure il mio isco. In che senso? Perché mai? Lavoro come guardia alla Gringot e mio marito fa lo spezza incantesimi per loro. Harlow mi contattò per aiutarlo a estorcere ai miei colleghi una serie di tesori delle camere blindate. E lei ha rifiutato? Certo che sì, più volte. Pensavo rinunciassero. Fino a che una notte non sono rientrata a casa e mio marito non c'era. Solo un biglietto appeso alla porta con un coltello. Il biglietto diceva che avevo pochi giorni per rivalutare l'idea di aiutarli con alcuni problemi finanziari e che mio marito avrebbe apprezzato la mia celerità. Ma non posso dare a darlo quello che vuole. E sarà il mio isco a pagarne le conseguenze. Dopo il rapimento di suo marito, ha aiutato Harlow? No, sono molto preoccupata per Isco, ma non vorrebbe mai che compromettessi la mia integrità. Inoltre, la sua astuzia è incommensurabile. Detto questo, credevo che ormai sarebbe riuscito a fuggire e ho paura di scoprire cosa gliel'ha impedito. Wow, subito fa lo spezzo incantesimi. Grazie, signora Rabe. Nonostante sia inquietante, sapere fino a che punto potrebbe arrivare Harlow è utile. Il signor Beacle ha tentato di aiutarci, ma ora è scomparso. Non so più cosa fare. Farò tutto il possibile per trovare delle prove contro Harlow. Pensiamo noi. Bene. Ecco il biglietto che ho ricevuto. Devi fare molta attenzione. Non devi metterti in pericolo. Grazie signora, però io... Allora, speriamo che voglia riconsiderare la richiesta di aiutarci con i nostri problemi finanziari. Che bello. Se no suo marito apprezzerebbe, sarà meglio mantenere tutto questo fra di noi se capisce cosa intendiamo. Una prova, meglio conservare. E se anche degli Auror. Non... Spero non sia troppo tardi. C'è neanche tanto di fidarsi. Ora devo trovare gli altri due amici del signor Vico. Però qui c'è una cosa che devo fare. Però diciamo che anche di quell'Auror c'è poco di una fidarsi. Che ho visto che... Cioè non mi dà tanta fiducia quell'Auror perché... Più volte da fare qualcosa ma non ha fatto niente. Ce ne sono delle persone qui che muoiono. Oh, qua c'è un Demiurgus. Possiamo aspettare, dimmi che possiamo aspettare la notte che ho... No! Tornerò dopo, caro amico mio. Ti prenderò e ti coccolerò, ti pulirò, ti luciderò, ti porto alla lunghezza di questo tempo. Comunque dai, andiamo a fare la missione. Ha preso lui, deve essere qui. Signor Dibble, posso parlarle? Riguarda Theophilus Harlow. Non ho niente da dire su di lui. Posso proporti una cravatta di ottima fattura? Per favore, voglio dare una mano. Ho parlato con la signora Beacle. Conosci i coniugi Beacle? Va bene. Ma con discretezza, il signor Hill non deve assolutamente sentirci. Conosco il signor Hill. È stato molto gentile quando i troll hanno attaccato. Ah, è una brava persona, ma non capirebbe la situazione con Harlow. È iniziato tutto settimane fa. Ero distratto, stavo leggendo un biglietto quando tu sai chi è entrato in negozio. Ho nascosto il biglietto dietro il bancone e mi sono offerto di aiutarlo. Mi ha fissato un attimo, poi mi ha chiesto di controllare un ordine che aveva fatto. Quindi sono andato in magazzino a controllare, ma l'ordine si è rivelato inesistente. Quando sono tornato, teneva in mano il biglietto. Cosa c'era nel messaggio? Era un biglietto da Rosie Hill, la figlia del signor Hill. Vedi, 6 mesi fa noi ci siamo fidanzati in segreto. Non lo abbiamo ancora detto al signor Hill, ha speranze più grandi per lei. Harlow mi ha detto senza mezzi termini che la mia relazione con Rosie, per non parlare del mio lavoro qui, dipendevano dalla mia disponibilità ad aiutarlo. Che cosa le ha chiesto di fare?
È successo tutto molto velocemente. In un attimo ha preso una sciarpa molto costosa, se l'è infilata in tasca e ha sorriso. Mi ha detto: il tuo segreto è al sicuro fin tanto che posso regalare alla mia amica tutti i capi di lusso che desidero. Finora sono riuscito a camuffare le sue richieste attraverso un po' di contabilità creativa. Ma non posso continuare così e sono terrorizzato all'idea di dire qualcosa. Non posso vivere senza Rosie. E questo è fidanzato con la figlia del suo capo. Allora l'ha scoperto, ha ricattato rubandoci le cose. Lui fa la finanza creativa per... ricordo il biglietto, signor Hill, una persona che non parla... io direi questo, dai, alla fine... Anche se ho detto che già lui ha più alte aspettative, quindi vabbè, non... Grazie per avermi parlato. Sto raccogliendo delle prove per farla pagare ad Harlow. Vorrei solo vederlo marcire ad Azkaban. Fai attenzione che lui è un essere spregevole e molto, molto pericoloso. L'abbiamo visto. Per quanto riguarda la lettera di Rosie, se mai dovesse trovarla, io la so a memoria. Distruggila pure appena la vedi. Ho capito. Ok, ce ne siamo noi, Dibby. Ora sbrigati prima che tu... Otto, ci pensiamo noi, Otto. A che punto ero? Siamo sulla strada giusta. Resta solo l'ultimo degli amici del signor. Il problema è che davvero non so quanto questo può servire per fermare Harlow. Che sembra davvero che i Maghi Oscuri hanno qualche amicizia. Comunque questo qua è molto più velocemente di camminare. Agatha Spielberg deve essere qui da qualche parte. Un po' rumoroso, ma ecco qui. Salve. Agabus. Bel nome, Agabus Filbert. Così chiama mio figlio. Agabus Filbert Terry. Chiedo scusa, signor Filbert. Possiamo parlare dei suoi affari con Theophilus Harlow? Sto cercando di recuperare delle prove contro di lui per donare un po' di pace alla signora Beacle. Una fine tragica quella di Beacle. Voleva che denunciassi Harlow per un atto di violenza commesso ai miei danni. Ma io temevo ritorsioni da parte di Harlow. Così ho rifiutato. Se avesse denunciato Harlow come le aveva chiesto il signor Beacle, forse ora quel furfante sarebbe sotto chiave. Forse. O magari... mi sarebbe aspettata la medesima sorte. Ha detto che Harlow ha commesso un atto di violenza contro di lei. Può dirmi che cosa è successo? Poco prima che venisse a mancare mia moglie, la splendida Dulcibella, aveva scritto un piccolo libro di poesie. Come sorpresa per il suo compleanno, che purtroppo però non abbiamo potuto festeggiare, glielo avevo fatto rilegare e placcare in oro. Un giorno Harlow è venuto qui, intenzionato a punirmi per aver denunciato quei trogloditi che lavorano per Rookwood. Prima di poter reagire, mi sono ritrovato pietrificato e, frugando in casa mia, Harlow ha trovato il libro di poesie con la sua preziosa placatura in oro. Sono rimasto a guardare impotente, steso all'ingresso, mentre lui se ne andava con quel libro, ridendo beffardo. Sono tuttora molto scosso per l'accaduto. Immagino che tema un'altra rappresaglia di Harlow, ma le dispiace se condivido queste informazioni con l'agente Singer? Ah, suppongo di non avere scelta. Questi ricatti non possono continuare per sempre. Informa pure chiunque possa aiutarci. Ad Harlow non piace chi parla. Come cioè, questo Harlow li catta tutti, anche lui. Amici del signor Beacle. Ora devo trovare Nat. C'è anche lui che ha parlato una volta, quello è arrivato lì, l'ha petrificato, ha derubato casa. Adesso Harlow, non possiamo fermarlo noi, non ce ne so io a farlo soffrire. Ma c'è una certa magia utile all'occorrenza, sai, un po' verde che inizia con C, è fantastica, punitiva, ti fa capire che hai sbagliato. Che non lo farà più, adesso lo fa un'altra volta, non sono un'altra di quelle verdi alquanto interessanti. Comunque ora siamo da Nat. Ma questo è il nostro amico? Sei tu? No, non è lui, non è... attaccato. Vabbè, siamo andati qua. Strano che Nat sia in ritardo. Sì. Ha detto che voleva andare alla testa di porco. Magari la troverò lì. C'è cosa che non va. La bacchetta di Nat. Lei sa lanciare le magie anche senza. Quindi forse voleva che la trovassi. È nei guai. Revelio mi aiuterà a scoprire dove l'hanno portata. Revelio! Quindi me l'hanno rapita. Devono aver portato Nat da questa parte. Non c'è tempo da perdere. Quando mai? Dai, su, andiamo a morire anche noi. Anzi, andiamo a punire come conducevano a questa stanza.
Deve esserci un modo per proseguire. Vediamo come l'accio funziona. Che se tenendo premuto la magia continua. Si aprirà qui ora. Una porta segreta. Guarda, ah, che bel posto che hanno fatto. Devono aver portato Natti da questa parte. Ah, okay. Non c'è tempo che da perdere. Che bravo. Da quei soldi lo fanno in scatole, li rubo tutto, gli sbaglio casa. Vendetta, vendetta, non so cosa stiamo facendo comunque. Rivelo. No, certo, non ce la piglia. Guarda qui, R di Rockwood. Ah, c'ha quei simboli. Devo assolutamente fare in modo che non mi vedano. Ma guarda che posto, la magia vente che hanno fatto. Usare quella ragazza come esca. Ah, detto sono atto come trappola, la volevo anche uccidere. Comunque, tieni gli occhi aperti. Vediamo se si dividono così, li attacchiamo. Vediamo un po' di essere però molto silenziosi, molto stealth. Quindi sia la scelta migliore, però. Ma come ci sono finito a fare il lavoro sporco per Rookwood? Proteggo! Ok, vi faccio scoprire se è una buona cosa, però dai, ce l'abbiamo fatta. Adesso un po' con... non dico per il culo, ma... zero filtri di magie di generatrici. Nemici che possono arrivare, io... invisibili su Talos. Ripuno questa zona, vediamo un po' andare avanti a scoprire dove si trova Nat. Il libro di poesie è sottratto ad Agabus Filbert. Sarò molto felice di riaverlo. Ok, libro vado, però ancora dobbiamo fare un po' di pulizia. Uno è lì solo sul letto. Che non c'è. C'è un po' un arresto momentum così per. Arresto momentum. Meglio che non ci sia nessuno. Insieme si va. Natti deve essere qui da qualche parte. E vabbè, però ora l'hai fatta. Lucio? Ecco come sono. Mi spiace, ma se la prima sta lì. Abbiamo fatto tutto. Cioè, quello mi sono poi scompassi davanti davanti, ma ce l'abbiamo fatta. Non c'è da pigliare. È nato. Penso sia qua dietro. Abbiamo anche dato la lettera di Ibi. Ah, c'è altro da trovare. Ci hai trovato? Hai capito che avevo lasciato la mia bacchetta per te, esattamente come pensavo. Eh sì, però. Sono qui. Aiuto! Allora qui mettiamo un attimo che raccolgo tutto. Oggi andiamo, lo lasciamo qui. Chi è lui? Parla con Isco. Signor Rabe, Daisy mi ha detto che è stato rapito. Hai parlato con mia moglie? Come sta? È preoccupata per lei. Sta bene? Sì, sto bene. Grazie di essere qui. Queste serrature sono maledette e c'è una fattura antimaterializzazione sulle celle. Neanche la magia senza bacchetta di Natti può liberarci. Devi trovare la mia bacchetta. Usi la mia. Una volta fuori da lì cercheremo la sua insieme. No, devo usare una bacchetta con cui ho un legame. Altrimenti potrebbe non funzionare o richiedere troppo tempo. E non possiamo farci scoprire. Vabbè. Farò del mio meglio. Hai idea di dove possa essere? È qui vicino. Riesco a sentirla. Non so, però... ho capito. La troverò. Ma potremmo fare altro, sia prendere la lettera. La tua amica Natti non è riuscita a evocare la mia bacchetta. Revelio! Deve esserci qualcosa che la blocca. Vediamo un po' eccola qui. La bacchetta del signor Rabe potrebbe essere lì dentro. Padre, o li scoprirà e li ucciderà tutte e due. La bacchetta del signor Rabe. Sarà felice di riaverla. La lettera d'amore di Otto Dibble per Rosie. Mi ha chiesto di distruggerla se l'avessi trovata. Comunque, trovate anche la bacchetta, trovate anche questo di Hotu. C'è un sacco di passaggi qui passare inosservato. Devo farla molto stealth. Devo dire che questa cosa qui mi piace. Devo dire che lo stealth, se c'è, te lo fanno fare. Poi ovviamente
mi ha fatto beccare subito. Rivelio. Non è colpa mia, ma adesso posso parlare con il signor Isco, che libera tutti. E dai, da Isco, fai vedere che sei uno spezzo incantese di altissimo livello. Ecco qui, signor Isco, la sua bacchetta. Prego, faccia il suo lavoro. Ho trovato la sua bacchetta. Ben fatto. Sapevo che era qui vicino. Ora è meglio che ti allontani. Le maledizioni sono imprevedibili quando vengono spezzate. Grazie, signor Isco. Rivelio! Non c'è di più. E grazie mille a te. Dobbiamo le nostre vite al tuo coraggio. Forse sono troppo debole per smaterializzare tutti e tre. Ma posso provarci. Ah, ok. Vada pure e avverta l'agente Singer. Troveremo una via d'uscita per conto nostro. Ma perché, Nat? Molto bene. Ma fate attenzione. E grazie ancora per avermi salvato. Può andare tutte insieme, no? Preparati a combattere. Gli Ashwinder devono pagare la casa. Ma perché? Io te l'ho ucciso tutti, ok? Ma perché deve fare così, Nat? Cosa combatte lei? Cosa è il Grifondoro? Ma non rompere scale, siamo dei ragazzi. Natsai Unai. Avrei dovuto saperlo. E tu, l'ammazza troll. Per fortuna siete incolumi. Isco Rabe mi ha detto che una coppia di studenti lo aveva salvato. Dovevo saperlo che eravate voi. Il signor Rabe sta bene? Sì, l'ho rimandato a casa da sua moglie. Signorina Onai, tua madre non sarà felice nell'apprendere che rischi la vita inseguendo soggetti notoriamente pericolosi. In realtà, agente Singer, io e Natty abbiamo scoperto che diversi abitanti di Hogsmeade sono stati minacciati dagli Ashwinder. Oltre ad aver rapito il signor Rabe per ricattare sua moglie e Natty, Rookwood e Harlow hanno anche estorto denaro ad Agabus Filbert e Otto Dibble. Ah, condurrò le dovute indagini. Quanto a voi due, apprezzo quello che state facendo, ma state correndo troppi rischi. La prossima volta vi prego di lasciare gli Ashwinder alle autorità. E se le autorità facessero il loro lavoro... Non sono stato grande aiuto, grande, oggi usciamo. Con tutto il rispetto, agente, dai. Finora le autorità se ne sono lavate le mani. Appunto. Quando si vuole sradicare un'organizzazione come gli Ashwinder, non basta presentarsi da loro con una manciata di accuse. Insisto, lasciate che ce ne occupiamo noi. E con questo non c'è altro da dire. Ok, però almeno non permetti che adesso vengano... Natsai, faresti meglio ad avvisare tua madre prima che le parli io. Mia madre non sarà felice. Grazie ancora per avermi salvata. Parleremo presto. Ciao Nat, buon conto. Però è vero, ok che una lanciata di denuncia non basta per fare gli Ashwinder, però tu fermi. Uno che per essere un capo dovrebbe sapere molte cose, e da lui chiedi, scopri tante cose, no? Che lo lasci fare, cioè così. Ma dai, ma che senso ha? Comunque, facciamo questa ultima missione. Penso ci sia il tempo per fare almeno questa, se sarà abbastanza veloce. Però davvero... Io non mi fido tanto della gente qua dell'Auro, perché c'è una fase che ci stava, cioè che se sono bravi però mi stare attenti. Io ripeto, non mi fido. Non fanno il loro lavoro come dovrebbero. Sarà pericoloso esplorare quel posto. Gli Ashwinder hanno smesso di perseguitarmi. Sospetto ci sia il tuo zampino. Io e Rosie ti ringraziamo di cuore. Sai, stiamo per partire per la luna di miele, ma prima dovremo dire al signor Hill del nostro recente matrimonio. No, vabbè. Grande, ottimo, ci ha preso in sposa e poi... Sì, in sposa e poi diciamo al mio suocero che siamo... Sei qui? Bene. Fantastico. Sebastian... Quella reliquia di cui parlavi. Credo che uno degli studenti di Serpe Verde sia incappato nella reliquia durante lo studio dei sarcofagi di questa catacomba. Stando a una relazione scritta dallo studente, non gli fu permesso di portarla con sé. Pertanto, presumo che sia ancora qui. Come ti ho già detto, questa reliquia ha il potere di annullare le maledizioni da magia oscura. Se è davvero in questa catacomba, devo trovarla. Peren, ho bisogno di vederla. Direi di esplorare la catacomba. Magari una volta finito potremo andare a trovare Anne. Perfetto.
Speriamo di non pentirci. A proposito, Infaustus non fa che chiedere di te. Non gli hai parlato dei nostri piani, no, vero? No. Te lo posso giurare. Bene. Andrebbe su tutte le furie se sapesse cosa vogliamo fare. Ebbene, non ha tutti i torti, sarà la pericolosità, però dai. Vorrei confrontare quello che si cela là dentro con quello che ho letto su questa catacomba. Speriamo. Questo odore nauseabondo in realtà è il profumo del successo. Cerca di non perdere la testa. Confringo! Confringo! Incendio! Almeno ora sappiamo di non essere gli unici vivi qui. Magari i ragni erano tutti qui e il resto della bomba è privo di insetti. I ragni non sono insetti. Non iniziare. Che saccenti, sono saccenti. Siamo ovviamente dei corvo nero. Confringo. Comunque, lì si prende una via. E forse penso possiamo usare questo per muoverlo. Magari con l'Invingardium Leviosa. Ghiaccio. E alleati, se va, allevati, oh. Questa stanza è molto qualcosa interessante. E noi andremo avanti a scoprire un po' cosa ci sarà. Leviosa! Attenzione, come ho stato menzionato la reliquia della mia relazione, ho iniziato di tornare, ma prima devo prepararmi al prossimo compito. Prima la menzione Imperius dice che l'incantesimo sia molto efficace contro i nemici. Cos'hai trovato? Tazzo! Che quello può tornare per il tesoro, non ho capito, pensando un po' di quel che tu. Puoi riassumere di tutto, che c'è qualcos'altro. Non è con premotizzare poi qui Imperius. Leviosa! Tazzo! Per diciamo utilizzare. Però siamo in una tomba. Ah, ok, allora alla fine di altra parte c'era la via buona, se dobbiamo parlare già con Sebastian. Via tutto e con Sebastian. E un po' ci dirà, spero che non impazzisca con luce di canale. Sì, usiamolo. Sembra il diario di uno studente. Pare avesse intenzione di tornare per la reliquia ed evocare barricate con delle ossa. Ma certo, lo studente ha scritto di una zona oltre il salone, quindi deve esserci un passaggio. Ho qui la relazione, se vuoi dare un'occhiata. Sarà meglio dividerci. Tu pensa a quelle barricate d'ossa, io darò un'occhiata in giro per vedere se ci siamo persi qualcosa. Tieni a portata quel diario, potrebbe tornarci utile. C'è scritta anche un'altra cosa. Dice che il suo prossimo compito era imparare la maledizione Imperius. Davvero? Interessante. Dobbiamo cercare di oltrepassare questa stanza. Fammi pensare un attimo. Certo. Io inizio a cercare quelle barricate. Ottimo. Ma io come faccio Salim? Questo diario è anche più utile. Guarda. Ci sono delle ossa impilate in modo strano su ciascun lato del. Qui ci sono già stati, però. Ispezioniamo tutto, anche ogni singolo osso. Qui. Qui mi sono fatto solo. Ce l'hai fatta. Wingardium Leviosa. Sapevo che ce l'avremmo fatta. E portare qui le ossa. Me lo sentivo fin dentro le ossa. Bella. Prima di proseguire, sappi che mi sono reso conto di una cosa. Il diario dello studente menziona la maledizione Imperius. Non mi meraviglierei se qui ci servisse. È una maledizione senza perdono, ma utile quando si è in inferiorità numerica. La vittima ubbidisce a chiunque la lanci. Quindi, se vuoi imparare Imperio, posso insegnartela. Dove hai imparato la maledizione Imperius? Ho imparato da solo, ma non dire a Infaustus che te l'ho detto. Non è un'abilità di cui posso vantarmi, ma può essere molto utile. A mio parere, dovresti apprenderla. Sì, la vogliamo apprendere, dai. Ormai sappiamo Crucio, Impero, why not? Suppongo che sarebbe saggio conoscerla. Concordo. Un incantesimo che può salvarti la vita non dovrebbe essere senza perdono. Il carico sulle tue spalle è grande. Hai delle capacità che non si vedevano da secoli. Diciamo che... Fai attenzione al movimento della bacchetta. Ci sta a impararlo. Non è un incantesimo facile. Eh sì.
un 4 sembra quasi. Dai, su. Diciamo che estensione è che sono magie molto lente e pericolose. Ci siamo. Lei chi le usa? Qualcosa di poco promettente ci attende. Stai in guardia. E allora io farò una cosa, però. A posto di riparo. Siamo in petto. Disgarghi invidiosa. Qualcosa non semplice passare. Farsi le ossa spostando ossa fa proprio ridere. Comunque, bel lavoro. Basta sapere, diciamo, ogni porta ha la sua. E sui simboli, e tu devi tirare il primo e il secondo simbolo, se si aprono le porte che ci servono. Però. Capisco perché quel serpeverde era così incantato da questo luogo. Io no. Mamma, no, i ragni no. Allora, amico mio, tu sei veramente amico mio. Ti voglio bene. Un po'. Di cosa si tratta? Forse di narici, non fanno mai male. Dico potenza enorme, non sono maghi e streghe, ma in modo tero. Finché non sapremo di più, vi prego di non spostare questa reliquia. E vedete qui. Sebastian, la reliquia. Guarda. Possibile. Gli appunti e il disegno della reliquia sembrano corrispondere. È qui che lo studente deve averla lasciata. Non riesco a crederci. Finalmente tutto torna. L'abbiamo davvero trovata. Secondo te che cosa significa il sacrificio oscuro richiesto per realizzare il potenziale della reliquia? Non ne ho idea, ma siamo qui per la reliquia. E io, ragazzi, direi una cosa. Gli appunti dicono di lasciar stare la reliquia. Ascolta, era destino che la trovassimo. Destino. Io la prendo. Torniamo a fare. Lui vuole fare, quindi si fa. Però almeno diciamo che non. Nessuno deve sapere di questa reliquia. Oh! In particolare mio zio. Infaustus. Ma Infaustus! Infaustus! I suoni che sentivamo provenivano da te. Non mi avete lasciato altra scelta. Ho dovuto seguirvi. Ti prego, lascia stare la reliquia. Troveremo un altro modo per aiutare Anne. Mi dispiace, Infaustus, ma la prenderò. No, invece no. Se non vuoi rimetterla al suo posto, lo farò io. Fermi, tutti e due. Sebastian, ti prego di fare un passo indietro. Va bene, ma Infaustus lo sa. Non mi tiro mai indietro da un duello, io. Non posso crederci. No. No, no. E che dobbiamo fare? Che cosa hai sentito? Tutto quanto. Grazie per aver detto a Sebastian di lasciar stare la reliquia. Dobbiamo far fronte comune. Convincere Sebastian a ripensarci. Sono d'accordo con lui. E se nulla gli farà cambiare idea? Troveremo un modo. Mi serve il tuo aiuto. Imperio. Parliamo con Sebastian, sì. Hai ragione. Sebastian non sembra rendersi conto dei rischi. Bene, siamo d'accordo. Non lo lasceremo uscire da qui con la reliquia. Anche parlandogli, però, non credo riusciremo a impedirgli di prendere la reliquia. Che cosa suggerisci? Suggerisco di negoziare. Gli permettiamo di andarsene con la reliquia a una condizione. Dopo questo, basta. Ma non è ciò che avevamo già concordato nello scriptorium. Mi sento preso in giro. Non è così, Infaustus. Potrebbe essere l'unico modo per salvare la vostra amicizia. Fidiamoci di lui, sa quel che fa. Va bene. Fidandomi di lui, mi fido anche di te. Ti avverto, però. Le arti oscure sembrano innocue, ma non lo so. Lo sappiamo, sì. Avanti. Prendete quella reliquia. Grande, non dirò più una parola. Infaustus, sì che evento un amico. Spero di non pentirmi. Non te lo meriti, Sebastian. Non te lo meriti. Sebastian, siamo pronti. Ok, c'è una catacomba. Non ho cambiato idea. Infaustus, sì. Andiamo. Cosa? Infaustus? Ti spiegherò per strada. Su. Sì, allora? No, parla. Cos'è successo? Infaustus e io abbiamo trovato un compromesso. Quindi a Infaustus è bastato un momento con te per cambiare subito idea. Gli ho spiegato che dovevamo darti questa opportunità, che la reliquia per te era troppo importante.
Sono sicuro che ci sia altro. Dimmelo. Abbiamo concordato cos'era necessario fare, Sebastian. Te lo giuro. Eh sì, però dopo questo, Seb, basta. Non passa lato oscuro, non andare. Non ho mai voluto tenere nascosto a Faustus tutto questo. Ma lui non capisce. Non capisce. Volevo farlo preoccupare di nuovo. Lui capisce purtroppo. È per questo che capisce che vuole vedere tua faccia. Senti a me, fratelli. Senti a Sebastian, che lui ha infatti, che lui sa cos'è la magia oscura. Mentre stavamo uscendo, Infaustus non mi ha neanche guardato. Non è da lui. Era molto turbato. Anche se avevamo concordato tutto, non era semplice per lui. Pensavo avesse capito. Sapeva che non potevamo mollare. È troppo importante per Anne. Lo so per te è importante, Infaustus, ma capisci che... Cioè, Infaustus, E so che tu fai che senti in colpa, però... La magia oscura, la magia oscura. Non potrei niente di buono. Comunque, domanda a Faircroft per forza e quindi... Possiamo volare? Ovviamente no. C'è un ippogrifo, dai, vola con... siete con me, andiamo in 2-2, Non si può fare. Oh no. È un brutto segno. Cosa c'è? Tutto quel fuoco. Laggiù, vicino al borgo. In effetti è strano. Faircroft è nei guai. Sono sotto attacco. Sbrighiamoci. Nemici vedo lì. Oh my god. I goblin sono arrivati. Oh, impazzisce quello. Sorella. Usando quel dannato libro è una maledizione senza perdono. Sei la vergogna di tuo padre. Hai davvero superato il limite. Sta lontano da lei. Da tutti noi. Mio zio cosa si aspettava che facessi? La maledizione Imperius ha salvato la vita ad Anne. Quel goblin l'avrebbe uccisa. Lo so. Forse sa. Il tempo per reagire è stato poco, ma è una maledizione senza perdono. Appunto. Ho agito distinto. Nulla di più. Riuscirò a far ragionare mio zio. Non può cacciarmi di casa o vietarmi di vedere Anne. Forse è meglio lasciare che si calmi. Posso parlargli io? Potrei tentare di alleggerire un po' la tensione. Forse hai ragione. Bene, meglio se mi tengo alla larga da qui per un po'. Farò ritorno a Hogwarts. Sebastian ha fatta grossa. Imperio e poi ha fatto una che si uccise da solo. Cioè, magari usava solo Imperio. Ok, e poi fermalo. Sueficium. No, che lo fa uccidere. Cosa gli è saltato in mente? Però ha fatto essere la sorella. Non è cattiveria, però è un magia cattivo, ovviamente. Mi scusi, signor Sallow. Quello che ha fatto Sebastian non ha scuse. Non osare difenderlo. Sebastian ha agito in modo avventato, è vero, ma lo ha fatto per salvare Anne. Distinto? Con una maledizione senza perdono. Questa famiglia non utilizza la magia oscura neanche contro i suoi nemici. L'azione di Sebastian non si può cancellare. Il fatto che tu stia difendendo Sebastian mi dice tutto ciò che mi serve sapere su di te. Sei colpevole quanto lui. Sebastian non deve mai più avvicinarsi a Faircroft, né tantomeno ad Anne. Certe maledizioni sono davvero senza perdono. Se scopro che state continuando a utilizzare la magia oscura, ne darò comunicazione al preside immediatamente.
Perché, Sebastian? Lo so, però non può dire un po' sta con sua... Come te le 18? Mi sono amici, sono tantissime. Quando hai salvato me e il signor Rabe dagli Ashwinder, a scuola non si fa che parlare di te. Abbiamo fatto davvero molti progressi. Ok. Ma ora dovremmo discutere le prossime fasi del piano per fermare Arlo. Tu assai però vuoi, venire a fermare Arlo, sei un po' fissata. Comunque, so che hai fatto Sebastian è sbagliato, ovviamente, però, ripeto, la sua utilità l'ha fatto per sua sorella. Ha sbagliato, ok, però, è difficile. Comunque, qua riparo un poco, dai, faccio un po' di cose. Ho finito la missione o posso ancora continuare un poco? Dove più conto eventi di Fekko, se vuoi incontrare il sotterraneo. Però direi che per oggi non sono finito qui episodio. Ha fatto 3 missioni importanti e altre sono sbloccate. Quindi sono davvero tante di queste missioni amici. Penso che siano 18 su 3. Ne ho fatte 3 su 18, quindi sono non tante, tantissime. E direi per adesso di andare subito a concentrarci su Lodgok. Se il fatto che però abbiamo imparato Imperio non è un certo un vanto, ma ragazzi, ho la conoscenza, ci manca l'ultima, la magia senza perdono, la Avada Kedavra, quella più potente di cui nessuno è riuscito a sopravvivere fino ad ora, perché poi qualcuno riuscirà a sopravvivere, ma per motivi diversi. E vediamo un po' cosa succederà ora con Ranrok e Lodgok, vediamo un po' di aiutarlo e soprattutto di fare in modo che rallentare un po' quello che fa Ranrok. E vedremo se finalmente il quarto e ultimo custode ci darà il suo ci dirà dove è la sua ultima prova per arrivare a un punto di buono per capire bene cosa hanno fatto, cosa è successo, che è vero, importante sapere cosa ha fatto Isidora, cosa hanno fatto loro, tutto ciò che avranno scoperto. Ma comunque, come ho detto, vediamo qui l'episodio di oggi. Spero il video vi sia piaciuto. In tal caso vi lascio un like, a commentare, di la vostra. In caso non avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Lasciate notifiche nei video che usciranno. E vi dico di seguirmi su vari social, come Facebook, Instagram, TikTok. Così per stare di più sul mio lavoro e godervi altri contenuti multimediali mi offerti. Inoltre ricordo sempre che se potete supportarmi il lavoro, oltre mi piace, commenti e condivisioni, di cui già vi sono molto grato per il supporto, c'è anche la possibilità di abbonarsi tramite YouTube e Patreon. In proposito trovate tutte le informazioni. Noi ci vediamo in un prossimo episodio da vostro Terry. Passo e chiudo.